Ciao ragazze, allora, scusate se parlo un pochettino a bassa voce, ma sto girando questo video tipo a mezzanotte perché non so se avrò tempo in questi giorni di poter girare video, quindi quando ho un po' di tempo libero sono tornata un po' prima stasera e sto qui insomma a girare video. Infatti mi vedete sul letto, mi scuso se vedete tipo il pantalone di tuta, comunque tengo tutto arrabattato qua sul letto per fare un pochettino prima, anziché preparare tutto il bancarello che faccio di solito nella mia stanza perché è davvero piccolissima, e quindi sto qui sul letto e vi volevo mostrare alcune cosine che sia collaborazioni con aziende che ho ricevuto e quindi che dovevo fare il video, e anche cosettine che ho acquistato io, che sono davvero degli affaroni secondo me. Inizio con il sito Dress Lily, che vi avrò fatto tipo le palle squartate di sto sito, perché vi sono sincera, su Instagram avete visto che ho pubblicato tipo a Google foto di questo sito, dei loro vestiti, scarpe, vari accessori, perché mi avevano proposto proprio una collaborazione su Instagram, che mi avrebbero insomma dato dei soldi a fine mese, così è stato. Quindi io per questo vi ho trapanato i coglioni con questa azienda, vi dico la verità, non è che io mi scocca per testa, mi pubblico le foto così. Sì. Ho pubblicato ovviamente cose che secondo me, cioè che piacevano a me, le ho pubblicate, però comunque per essere sincera fino alla fine con voi, vi dico che io per quelle foto ho preso soldi, mi è stata proposta come collaborazione e ho accettato, e quindi per correttezza, perché su Instagram tipo una ragazza mi ha scritto per caso prendi, tu sei una di quelle che prende 100 dollari, che poi non sono 100 dollari, sono 50 dollari fetosi, che sono, non sono manco 30. Sono quasi 30 euro. Comunque, sempre buoni sono, e ho accettato. E tu sei una di quelle che ti danno i soldi per pubblicare queste foto? E ho detto sì, qual è il problema? E l'altra ragazza mi ha detto: ma perché non l'hai detto? Perché non l'hai detto? Ho detto: no, te lo avrei detto per, semplicemente perché sto aspettando i prodotti che devo recensire di questo sito, e ve ne parlavo tranquillamente. Infatti sto qui a dirvelo, anche perché mi rendo conto che vi ho fatto tipo un mese di palle squartate con queste foto di sta azienda qua. Comunque veniamo al dunque, vi parlo di Dress Lily. Allora, come sito, vi devo dire la verità, mi sono trovata bene. Come tutti i siti cinesi, vi danno il tracking, la solita gift card loro, e ho preso tipo due cose, perché avevo una gift card di 20 dollari, e sul loro sito ho preso due cose. Allora, tra tutti i siti cinesi, io questo sito qua ve lo sconsiglio semplicemente perché negli altri siti cinesi voi trovate gli stessi identici prodotti a prezzi inferiori. Secondo me questo sito è abbastanza caretto per quanto mi riguarda, e di conseguenza io non ve lo consiglio. Cioè, gli stessi capi, molti capi li trovate su Semidress, su Rose Wholesale, su Trends Girl, come si chiama quello, perché vi devo recensire anche la borsa di questo sito e non mi ricordo il nome, dopo vado a sbirciare sul cellulare che ho qua. E comunque trovate gli stessi prodotti sugli altri siti cinesi e li pagate di meno. Comunque vi faccio vedere cosa ho preso con questi 20 dollari fetosi, compresi anche di spese di spedizione. Allora, no! No, perché voi dovete capire che io praticamente ho messo la luce bianca, perché se no non vedete una figo secco. Adesso ce l'ho sparapresciata in faccia, mi vedete bianca cadavere perché l'ho dovuta appoggiare al robo del computer, perché sennò è addio. Comunque ho preso questa felpa che dal sito mi sembrava bella pesante, in realtà è leggerissima, sembrava anche più grande, infatti non, cioè, mi va bene, diciamo, mi va un po' strettina, perché io poi ci metto, vedete, le camicie di jeans sotto perché fa freddo, ed è proprio è leggera, cioè non è imbottita di quella lanetta, è proprio, è solo cotone.
veramente leggerissima. E quindi ho preso questa felpa qua che, oh, vi sono sincera, vi schiaccia un po' quel seno. Cioè, le ragazze che hanno un seno abbastanza abbondante come il mio, praticamente vi risulta piatto proprio per la scritta che avete, tipo una matata, non lo so, ve lo appiattisce proprio il seno. Penso che alcune foto mie su Instagram, insomma, vedete un pochettino che vi fa il seno un po' piatto sta felpa, costava in saldo 9,90 dollari, una roba di queste. Non ha marca, non ha nulla, non ha targhettini, non ha nulla. Le rifiniture sono fatte abbastanza bene, però vi ripeto, mi ha un pochettino delusa perché mi aspettavo un bel felpone di quelli pesanti, belli caldi, invece non è così. Me lo aspettavo di quelli lì larghi, perché ne ho di quei generi là un po' larghi, invece non è così. Vedete, è abbastanza piccolina. Già una ragazza che porta una 48 abbondante non gli va. Cioè, onestamente, queste felpe qua, taglia unica, che fai vedere nel sito abbastanza larghe, poi ti arriva una roba di queste. Vabbè, ma è quanto il jeans di Rose Wool Sale, però davvero non è che sta grande cosa. Per carità, è carina, ma niente di eclatante. E poi ho preso questo anellino che mi piace tantissimo, che ho messo al mignolo perché si è regolabile. Vedete? L'ho regolato io, l'ho messo al mignolo e costava pochi dollari, è molto molto bellino, è fatto tipo smile con i brillantini, ma la luce tutta sparaflesciata in faccia, non si vede un cacchio, però vi assicuro che c'ha i brillantini, è fatto molto molto carino e mi piace. La felpa, niente di particolare, non fa né schifo, non è né bella né cosa, però è una felpa classica, acidata, sotto si per forza qualcosa perché sennò vi crepate di freddo. Va bene, e questo era Dress Lily. Adesso vi faccio vedere un secondo solo che io, per evitare figure di merda in diretta, vado a vedere l'email di questo sito qua, Trends Gal, una roba di queste. Comunque un sito, raga, favoloso. È sempre un sito cinese, scusate se non vi guardo, ma sto cercando l'email di questo cristiano, di questa cristiana. Allora. È un sito favoloso perché è il sito, secondo me, cinese più economico che c'è in assoluto. Eccolo qua, vi dico subito come si chiama. Comunque ve li lascio tutti giù nell'info box i siti. Allora. Trendsgal.com. Praticamente è un sito cinese, ma è super 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 economico. Per dirvi, le cose che io ho scelto sugli altri siti cinesi ve le fanno pagare tipo un botto. Vi faccio vedere insomma cosa ho preso. Allora, questa collanina l'ho presa per voi. Infatti, ho fatto un giveaway su Instagram che secondo me non avevo, cioè, ancora non ha partecipato nessuno. Vi lascio giù nell'info box il link, insomma, al nick del mio Instagram, comunque monabagni88, e l'ho messo in palio per un giveaway su Instagram. Ed è praticamente un medaglione, vedete, col fiocchettino e il gufetto. Molto molto bellino, e questo qua si apre pure. Io, per evitare danni, non mi azzardo. Comunque c'ha il gancettino qua che si apre. Non mi ricordo con quanto l'ho pagato, però davvero ha delle cose molto molto carine e a dei prezzi molto molto convenienti. Allora, mi hanno dato sempre il tracking, come tutti i siti. E devo dire la verità, allora questo pacchetto qua mi era firmato la dogana, però io non ho pagato nulla, nel senso l'hanno firmato perché forse l'avevano visto abbastanza grande perché dentro c'era la borsa, però non mi hanno fatto pagare tasse o robe varie. E quindi ve l'ho detto per correttezza. E poi vi faccio vedere questa borsa che è la fine del mondo, l'ho messa pure stasera, è rifinita, raga. È una bellezza, è tipo blu cobalto. Ecco questo blu qua, così si vede bene. È stupenda, davvero stupenda. Tiene le cinghiettine davanti, dietro è fatta tipo di pelle così, alla cernierina.
E poi vedete, vabbè, questo praticamente in diretta è il profumo, il campioncino del profumo Ioderma, che poi mi hanno anche mandato un'altra fragranza, quella che non avevo scelto io. Comunque non fa niente, dopo ve lo faccio vedere a sto punto. E dentro è fatta benissimo, cioè le rifiniture sono davvero fatte bene. Molto molto bella sta borsa e l'ho pagata pochissimo, stava tipo 9-10 dollari, e in altri siti la stessa identica borsa costa tipo 40 dollari, però mi pare che stava in promozione e c'è sia blu che nera. Infatti, se mi richiedono, vi dico la verità, un'altra volta la collaborazione me la prendo pure nera perché mi piace troppo. Dentro porta la tracolla, eccola qua. È molto molto bellina, il colore è molto particolare, mi piace tanto. Vi consiglio questo sito perché è davvero super super economico, mi ci sono trovata davvero divinamente. Bene, adesso vi faccio vedere un altro prodottino made in USA. Vi faccio vedere come mi è arrivato perché non me l'ha fermato la dogana. Mi è arrivato in questo pacchetto Priority Mail della posta proprio americana, e vabbè, qua dietro stanno i metadati, ci hanno anche indicato il valore di 19 dollari, eccetera, eccetera, e non me l'ha fermato la dogana, quindi sono molto molto contenta di questa cosa. E vi faccio vedere questo prodotto qua, che secondo me è davvero pauroso. Cioè, io quando l'ho visto sul loro Instagram sono tipo impazzita. Ho pubblicato il video sul mio Instagram e mi ha contattato la Vera Mona e mi ha detto che mi volevano mandare, insomma, questo prodottino qua, perché avevo pubblicato il video su Instagram. Io non lo sapevo, cioè l'ho pubblicato perché ho detto: wow, che mostro sta cosa! E comunque vi arriva in questo scatolino. Poi mi hanno mandato anche questo, è la marca Vera Mona, questo è il simbolino della loro marca. All'interno le spugnettine di ricambio. Poi vi mostro il prodotto in questione. Cioè, sia con il Duo Wish che il Wish normale. Se Simona ce la fa. Eccolo qua. Praticamente ho preso una paletta a caso, la Pretty Rebel di Too Faced, un pennello. Vi faccio vedere in cosa consiste. Prendo un marrone, questo vedete, super scrivente. Ecco qua, questo è il prodotto. Vado a prendere questo prodottino qua, vi faccio la review in diretta. Vado a girare in questo modo. Dentro ha sta spugna nera e praticamente vi elimina completamente i residui del marrone, cioè, che dire, favoloso. Sia per quando, insomma, truccate qualcuno, perché ogni tanto a me capita di truccare delle persone che mi contattano per farsi truccare, eccetera, eccetera, ma anche per voi stesse, che non dovete stare 3 ore a pulire pennelli, non lo so, a cambiare pennelli, a sporcare 50.000 pennelli. Invece potete utilizzare un pennello perché vedete, pulisce, insomma, i pennelli, e quello centrale serve per praticamente: voi prelevate questa spugnetta, la bagnate e andate a pucciare il pennello dentro, ed è utile per i pigmenti. Praticamente è un mostro sta cosa, fantastico. Cioè, solo gli americani possono inventare un prodotto di questo tipo, e davvero fantastico. Vi lascio sempre giù nell'info box il sito di Vera Mona, ed è davvero favoloso, favoloso. Troppo troppo contenta, va bene. Questo lo spostiamo da qua perché sennò ho veramente un macello assurdo e allucinogeno. Bene, adesso vi faccio vedere a sto punto che il cacchio del profumo comunque mi è arrivato, perché io devo dire la verità, nonostante le poste qui da me fanno ritardi e cose, io tengo una postina che è la fine del mondo, quella signora, l'adoro. Mi hanno mandato come sample della Iodeima. Non si vede una minchia. Comunque, il fruit. Io avevo chiesto l'Iris, che è la copia di un profumo a me sconosciuto. Praticamente è la copia di Be Delicious di K New York, una roba di queste.
Comunque fidatevi. La copia di sto profumo che io non conosco, se qualcuno di voi la conosce me lo lascia scritto giù nell'info box. Gli avevo chiesto Iris, che è la copia praticamente di Alien. Ho fatto richiesta anche a nome di mio padre, vediamo cosa mi mandano. E comunque niente, mi è arrivato. Vi è arrivato dopo tipo 10 giorni, però non so se potete ancora contattare, perché su Facebook ho visto questa iniziativa. Che mandavano questo campioncino gratuito e praticamente me l'hanno mandato. Non è quello, però mi hanno sempre mandato qualcosa gratuitamente. Non perché io sia una blogger, ma l'hanno fatto con tutti. Quindi, se è ancora attiva, andate sul sito della Iodeima, questa marca qua, e vi chiedete il vostro campioncino da 15 ml gratuito, sperando che le poste non se lo rubano. Perché molte ragazze sul gruppo di MAC o Italian Fanpage è arrivata la busta aperta, perché vedete un po' di carta e soltanto le carte che vi ho fatto vedere io, senza il profumo, perché i postini se lo sono rubato. Io devo dire la verità, tengo una postina che quella signora, guardate, è la fine del mondo, è veramente deliziosa. Quando è chiuso il negozio mi bussa a casa e mi porta il pacchetto, è davvero la fine del mondo. Bene, adesso cosa vi devo far vedere? A proposito di profumi, vi faccio vedere questo qua che è la fine del mondo, raga, per le ragazze di Cattolica di Gradara, Cattolica e Gradara, mi pare. C'è questo negozio che si chiama Incantesimo Studio, una roba di queste, che ha, madonna, questo profumo qua che si chiama Lilla Rosé. Questa è l'acqua profumata, perché il profumo, mi ha detto la mia amica Martina, costa tantissimo. E questo negozio qua lavorava una sua amica Lucia, che saluto perché so che mi segue, e mi ha dato insomma la possibilità di poter comprare questo profumo. Lei che è scesa, Martina, e me l'ha portato. Mando un bacione anche a Marti, ed è troppo troppo buono, l'avevo sentito da lei e lo adoro, cioè è diventato la mia droga in questi giorni. Troppo troppo bello, cioè vedete, io guardate qua quanto l'ho utilizzato, e ce l'ho tipo da giovedì scorso, una cosa di queste. L'ho utilizzato tantissimo, è troppo troppo bello, è bellissimo. Quindi per le ragazze di Cattolica, Gradara, andatelo a provare, ed è l'acqua profumata Lilla Rosé, davvero fantasmagorico, troppo 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 bello. E poi vi volevo far vedere i miei acquistini. Allora, il banchetto magico ve lo lascio per ultimo, perché a parte un pezzo, quella, no, so, ho fatto degli affari. Poi ho ordinato da MAC, ho preso, con i soldi di Dress Lily, vi dico la verità, mi sono ordinato un rossettino MAC e un set di pennelli che ancora mi deve arrivare. L'ho preso da eBay, 10 euro un'offertona. E spero che mi arrivi in questa settimana, che se riesco a girare i video ve lo faccio vedere. Culo, ci sono 17 minuti, mi devo sbrigare. È il film noir di MAC, che è un rossetto poco conosciuto. Io l'ho scoperto grazie alla mia amica Carmela del canale Non Fashion and Beauty, e me ne sono innamorata. È un bordeaux marrone, nero, molto molto particolare, davvero bellissimo. Vi faccio lo swatch. È un satin, è davvero molto molto bello. Rispetto a Cyber dura molto molto di più sulle labbra, mi piace, e piace un sacco anche alle persone, mi hanno fatto un sacco di complimenti per questo rossetto. A parte un cliente, un buzzurro che è venuto, un ragazzo, ho fatto: "Wow, ma che è? Tieni un rossetto nero?" Ho fatto: "No, veramente, è marrone, un marrone scuro." Ho fatto: "Ah, comunque se è bonusista." Molto gentile, come sono fini i miei clienti, non notate? Va bene. Comunque mi ha fatto i complimenti sto tizio, che avevo sto rossetto qua, e davvero stupendo. Io ve lo consiglio, pure se andate allo store, di farvelo provare, perché è davvero bellissimo. E l'ho preso sul sito della MAC, tramite cellulare, perché se ordinate con il cellulare sul sito MAC non pagate le spese di spedizioni mai, praticamente, perché io due volte ci ho ordinato e non ho mai pagato le spedizioni, e vi arriva dopo 4 giorni con SDA. Davvero tranquillo. Il tracking non vi arriva, perché praticamente quando vi arriva il tracking, il giorno stesso che vi arriva il tracking, vi arriva il pacco. Almeno a me è capitato così. Scusate la duda. E poi vi faccio vedere due acquistoni fatti al banchetto magico. Uno l'ho fatto oggi e ve l'ho pubblicato anche su Instagram, ed è il rossettino della Bourjois, il 12 ore, o la tonalità 30, ed è quello che mi vedete sulle labbra.
È davvero stupendo sto rossetto ed è matte. Cioè, io quando l'ho visto sono tipo impazzita. Poi Salvatore non è che li fa provare, però vedete, è questo qua, è bellissimo. Molto molto bello, è un rosa antico con una punta di mattone all'interno, molto molto bello e particolare e duraturo. L'ho provato oggi e devo dire, mi piace tantissimo e l'ho pagato solo 3 euro. La questione del secolo, però, secondo me, è lo studio Sculpt di MAC nella tonalità NC35. Io credo che questo sia un prodotto, secondo me, palesemente rubato, perché io me lo sono tipo squadrato da capo a piedi. Sono andata a vedere lo scatolino, la scritta, sono andata a vedere bene il prodotto all'interno. Ce la posso fare. Vedete? Ed è proprio lui, perché io ho lo studio, ne ho un altro studio Sculpt marrone scuro che uso per fare tipo il contouring ed è uguale. E poi ho anche la jar del Paint Pot, ho la jar del Fluid Line di MAC, l'eyeliner, cioè è proprio lui, è proprio lui, raga, ed è fantastico. La mia tonalità proprio, è proprio la mia tonalità perché ha il sottotono giallo identico al mio. È fatto un affarone, l'ho pagato solo 5 euro. Cioè, quando l'ho visto stavo per morire praticamente. Non lo porta sempre il banchetto magico questo qua, o va a periodi. Infatti oggi che sono andata non lo teneva più. E teneva l'NC35, l'NC30 e l'NC 31, mi pare. Non vorrei dire stronzate, sicuro l'NC30 lo teneva e io ho preso l'NC35 perché era proprio, ho detto questo secondo me è proprio il mio stesso colore di pelle ed è così. Ha una coprenza assurda che ve lo dico a fare e sono troppo troppo contenta del mio acquisto che ho pagato soltanto 5 euro e questo costa tipo 19 euro, 20 euro, una cosa di queste. E niente ragazze, mi sembra che non mi sono dimenticata nulla, io vi mando un bacione fortissimo, vi do la buonanotte, anche se fondamentalmente voi questo video lo vedrete il pomeriggio, io me ne vado a cuccare, che è tardi, infatti spero di non aver fatto qualche strafaccione, perché comunque non sono abituata a registrare così tardi. Io vi bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao ragazze!